Grazie, bentornati in Topi di Biblioteca. Come vi avevo promesso nell'ultimo video della serie, che è stato un bel po' di tempo fa in realtà, anche se per Shanti la serie è conclusa, quindi la collaborazione con lei, diciamo così, è finita, io comunque ho intenzione di continuare questa serie per conto mio, appunto parlando dei libri che leggo. Complice anche il fatto che sto facendo il servizio civile in biblioteca, quindi mi sembra un ottimo modo per unire l'utile al dilettevole. Bando alle ciance, però vi presento subito il libro di cui vi parlerò, che è questo, Fai bei sogni di Massimo Gramellini, che vi racconterò anche quello che penso del film di Marco Bellocchio che è tratto proprio da questo libro. Il libro è un'autobiografia dell'autore, che è anche un famoso giornalista, e racconta per l'appunto di come ha imparato ad affrontare il dolore che gli ha dato la morte della madre in tenera età, di come è cresciuto con questo dolore e di come ha anche affrontato il mostro più temibile, che è la paura di essere felice. Come per gli altri libri, non vi racconto nel dettaglio la trama perché non voglio spoilerare appunto nulla a chi ancora non ha letto il libro. Vi dico subito che è un libro molto diretto, con uno stile fluido, semplice e molto scorrevole, ed è inutile dirvi anche che me lo sono, tra virgolette, divorato in pochi giorni. Personalmente penso che sia un libro veramente coraggioso perché Gramellini, l'autore, mette a nudo se stesso, le proprie emozioni e i propri sentimenti. Cosa che rende questo libro ancora più toccante ed emozionante. Il libro, come avrete capito, mi è particolarmente piaciuto e come voto gli do un bel 9. Il tasto dolente però è il film. Io l'ho visto subito dopo l'uscita, a novembre, e l'ho trovato particolarmente confuso. Forse è stata colpa mia che prima non ho riletto il libro, ma l'ho riletto dopo. Diciamo che lo scorrere del tempo non è lineare, ma ci sono vari flashback di episodi che sono successi nella vita del protagonista quando era bambino, quando era un giovane giornalista, quando era un adolescente, eccetera. Quindi l'ho trovato un po' confusionario. A questo dovete aggiungerci anche il fatto che alcune scene, alcuni episodi sono stati completamente stravolti e sono degli episodi che secondo me sono anche un pochino chiave, tipo come lui ha conosciuto e incontrato la sua seconda moglie. E soprattutto la cosa che mi ha fatto un attimino arrabbiare è la lettera a cui risponde per il giornale. Nel libro troviamo un determinato tipo di lettera, non vi dico niente, nel film troviamo tutt'altro tipo di lettera. Diciamo che in conclusione il film non mi è piaciuto, l'ho trovato appunto confusionario e come spesso accade non è all'altezza del libro da cui è tratto. Quindi come voto per il film c'è un 5, quindi un'insufficienza. Io ho detto questo, ho concluso. Vi ricordo che se volete seguirmi anche nei prossimi video dovete iscrivervi al canale e magari attivare anche la campanellina in modo tale da ricevere le notifiche quando carico un video. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like per sostenermi e magari anche condividerlo con i vostri amici in modo tale da fargli conoscere questo libro se non l'hanno letto. Se avete letto il libro o visto il film, potete lasciarmi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate, se avete magari se siete d'accordo con me o se non lo siete, soprattutto se non lo siete. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui potete contattarmi e seguirmi nelle mie peripezie. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!